Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiani e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Oggi è il giovedì 25 di marzo del 2021, noi continueremo a leggere la parola del Signore, ci stiamo incamminando verso la conclusione del libro di Levitico, quindi noi in questa giornata leggeremo ancora altri due capitoli, capitolo 24 e capitolo 25, dice la parola del Signore. Il Signore disse ancora a Mosè: ordina ai figli di Israele di portargli dell'olio di oliva puro, vergine per il candelabro, per tenere le lampade sempre accese. Aarone lo preparerà nella tenda di convegno fuori della cortina che sta davanti alla testimonianza, perché le lampade ardano sempre dalla sera alla mattina davanti al Signore. È una legge perenne di generazione in generazione. Egli li disporrà sul candelabro d'oro puro perché ardano sempre davanti al Signore. Prenderai pure del fior di farina e ne farai cuocere 12 focacce, ogni focaccia sarà di 2 decimi d'effa. Le metterai in 2 file, 6 per fila, sulla tavola d'oro puro davanti al Signore. Metterai dell'incenso pure sopra ogni fila e sarà sul pane come un ricordo, come un sacrificio consumato dal fuoco per il Signore. Ogni sabato si disporranno i pani davanti al Signore, sempre essi saranno forniti dai figli di Israele, è un patto perenne. I pani apparterranno ad Aarone e ai suoi figli, ed essi li mangeranno in luogo santo, poiché saranno per loro cosa santissima tra i sacrifici consumati dal fuoco per il Signore. È una legge perenne. Il figlio di una donna israelita e di un egiziano, trovandosi in mezzo a degli israeliti, venne a diverbio con un figlio di Israele. Il figlio della israelita bestemmiò il nome del Signore e lo maledisse. Perciò fu condotto da Mosè. La madre di quel tale si chiamava Selomit ed era figlia di Dibri, della tribù di Dan. Lo misero in prigione in attesa di sapere che cosa il Signore ordinasse di fare. E il Signore parlò a Mosè e gli disse: conduci questo bestemmiatore fuori dal campo, tutti quelli che lo hanno udito posino le mani sul suo capo e tutta la comunità lo lapidi. Poi dirai ai figli di Israele: chiunque maledirà il suo Dio porterà la pena del suo peccato. Chi bestemmia il nome del Signore dovrà essere messo a morte. Tutta la comunità lo dovrà lapidare, sia lo straniero o nativo del paese. Se bestemmia il nome del Signore sarà messo a morte. Chi percuote mortalmente un uomo dovrà essere messo a morte. Chi percuote a morte un capo di bestiame lo pagherà vita per vita. Quando uno avrà fatto una lesione al suo prossimo, gli farà fatto come gli ha fatto. Frattura per frattura, occhio per occhio, dente per dente, gli si farà la stessa lesione che egli ha fatto all'altro. Chi uccide un capo di bestiame lo pagherà, ma chi uccide un uomo sarà messo a morte. Avrete una stessa legge tanto per lo straniero quanto per il nativo del paese, poiché io sono il Signore vostro Dio. Mosè parlò ai figli di Israele, i quali portarono quel bestemmiatore fuori del campo e lo lapidarono. Così i figli di Israele fecero quello che il Signore aveva ordinato a Mosè. Levitico capitolo 25. Il Signore parlò ancora a Mosè sul monte Sinai e gli disse: dirai così ai figli di Israele: quando sarete entrati nel paese che io vi do, la terra dovrà avere il suo tempo di riposo consacrato al Signore. Per 6 anni seminerai il tuo campo, per 6 anni potterai la tua vigna e ne raccoglierai i frutti. Ma il 7° anno sarà un sabato, un riposo completo per la terra, un sabato in onore del Signore. Non seminerai il tuo campo né potterai la tua vigna. Non mieterai quello che nascerà da sé, dal seme caduto nella tua raccolta precedente, e non vendemmerai l'uva della vigna che non avrai potata. Sarà un anno di completo riposo per la terra.
Ciò che la terra produrrà durante il suo riposo servirà di nutrimento a te, a tuo servo, alla tua serva, all'operaio e al tuo forestiero che stanno da te, al tuo bestiame e agli animali che sono nel tuo paese. Tutto il suo prodotto servirà per loro nutrimento. Conterai pure 7 settimane di anni, 7 volte 7 anni, e queste 7 settimane di anni faranno un periodo di 49 anni. Poi, il 10° giorno del 7° mese farai squillare la tromba, il giorno di dell'espiazione farete squillare la tromba per tutto il paese. Santificherete il 50° anno e proclamerete la liberazione nel paese per tutti i suoi abitanti. Sarà per voi un giubileo. Ognuno di voi tornerà nella sua proprietà e ognuno di voi tornerà nella sua famiglia. Il 50° anno sarà per voi un giubileo. Non seminerete e non raccoglierete quello che i campi produrranno da sé, e non vendemmierete le vigne incolte, poiché è il giubileo. Esso vi sarà sacro. Mangerete quel che i campi hanno prodotto in precedenza. In questo anno di giubileo ciascuno tornerà in possesso del suo. Se vendete qualcosa al vostro prossimo o se comprate qualcosa da lui, nessuno truffi il suo prossimo. Quando comprerai del terreno dal tuo prossimo, stabilirai il prezzo in base agli anni passati dall'ultimo giubileo ed egli venderà a te in ragione degli anni in cui si potrà avere raccolto. Quanti più anni resteranno, tanto più aumenterà il prezzo, e quanto minore sarà il tempo, tanto calerà il prezzo, poiché egli ti vende il numero delle raccolte. Nessuno di voi danneggi il suo prossimo, ma temerà il tuo Dio, poiché io sono il Signore vostro Dio. Voi metterete in pratica le mie leggi e osserverete le mie prescrizioni e adempirete e sarete al sicuro nel paese. La terra produrrà i suoi frutti, ne mangerete a sazietà e in essa abiterete sicuri. Se dite: che mangeremo il 7° anno, visto che non semineremo e non faremo raccolta? Io disporrò che la mia benedizione venga su di voi il 6° anno ed esso vi darà una raccolta sufficiente per 3 anni. L'8° anno seminerete e mangerete della vecchia raccolta fino al 9° anno. Mangerete della raccolta vecchia finché sia venuta la nuova. Le terre non si venderanno per sempre, perché la terra è mia e voi state da me come stranieri e avventizi. Perciò in tutto il paese che sarà vostro in vostro possesso concederete il diritto di riscatto del suolo. Se uno dei vostri diventa povero e vende una parte della sua proprietà, colui che ha il diritto di riscatto, il suo parente, il suo prossimo, verrà e riscatterà ciò che il suo fratello ha venduto. E se uno non ha chi possa riscattarla per lui, ma giunge a procurarsi da sé la somma necessaria al riscatto, conterà le annate trascorse dalla vendita, renderà il di più al compratore e rientrerà nella sua proprietà. Ma se non trova da sé la somma sufficiente a rimborsarlo, ciò che ha venduto rimarrà in mano del compratore fino all'anno del giubileo, e al giubileo ne riavrà il possesso. Se uno vende una casa da abitare in una città cinta di mura, avrà il diritto di riscattarla entro un anno dalla vendita. Il suo diritto di riscatto durerà un anno intero. Ma se quella casa posta in una città fortificata non è riscattata prima del compimento di un anno intero, rimarrà per sempre proprietà del compratore e dei suoi discendenti. Non sarà più restituita al giubileo. Però le case dei villaggi non attorniati da mura saranno considerate come parte dei fondi di terreno. Potranno essere riscattate e restituite al giubileo. Quanto alle città dei Leviti e alle case che essi vi possederanno, i Leviti avranno il diritto perenne di riscatto. E se anche uno dei Leviti non avrà riscattato la sua
la casa venduta nella sua città, essa sarà restituita al Giubileo, perché le case delle città dei Leviti sono de loro proprietà in mezzo ai figli di Israele. I campi situati nei dintorni delle città dei Leviti non si potranno vendere, perché sono loro proprietà perenne. Se uno dei poveri diventa povero e privo di mezzi tuo, tu lo sosterrai come sosterrai lo straniero, l'avventizio, affinché possa vivere presso di te. Non prendere da lui interesse né usura, ma temi il tuo Dio e il tuo prossimo viva presso di te. Non gli presterai il tuo denaro a interesse, né gli darai i tuoi viveri per ricavarne l'usura. Io sono il Signore, vostro Dio, vi ho fatto uscire dal paese d'Egitto per darvi il paese di Canaan per essere il vostro Dio. Se uno dei vostri diventa povero e vende a te, si vende a te, non lo farai servire come uno schiavo. Starà da te come un lavorante, come un avventizio, ti servirà fino all'anno del Giubileo. Allora se ne andrà via da te insieme con i suoi figli, tornerà a casa sua e rientrerà nella proprietà dei suoi padri. Poiché essi sono i miei servi che ho fatto uscire dal paese d'Egitto, non devono essere venduti come si vendono gli schiavi. Non lo dominerai con asprezza, ma temerai il tuo Dio. Quanto allo schiavo e alla schiava che potrete avere in proprio, e prenderete, li prenderete dalle nazioni che vi circondano, da queste comprerete lo schiavo e la schiava. Potrete anche comprare tra i figli degli stranieri stabiliti fra voi e fra il popolo, famiglie che si troveranno fra voi, tra i figli di essi avranno generato nel vostro paese e saranno vostra proprietà. Le potrete lasciare in eredità ai vostri figli dopo di voi come loro proprietà. Vi servirete di loro come di schiavi per sempre, ma quanto ai vostri fratelli e i figli di Israele, nessuno di voi dominerà sull'altro con asprezza. Se uno straniero stabilito presso di te diventa ricco e uno dei vostri divenne povero presso di lui e si vende lo straniero stabilito presso di te o a qualcuno della famiglia dello straniero, dopo che si sarà venduto potrà essere riscattato, lo potrà riscattare uno dei suoi fratelli, lo potrà riscattare suo zio o il figlio di suo zio, lo potrà riscattare uno dei suoi parenti dello stesso suo sangue, o se ha mezzi per farlo potrà riscattarsi da sé. Farà il conto con il suo compratore dall'anno che gli si è venduto dell'anno del Giubileo e il prezzo da pagare dipenderà dal numero degli anni valutando le sue giornate come quelle di un lavorante. Se vi sono ancora molti anni per arrivare al Giubileo pagherà il suo riscatto tenendo conto che questi anni di questi anni e del prezzo per quale fu comprato. Se rimangono pochi anni per arrivare al Giubileo, farai conto con il suo compratore e pagherà il prezzo del suo riscatto in ragione di quegli anni. Starà da lui come un lavorante assunto con un contratto annuale. Il padrone non lo tratterà con asprezza sotto i suoi occhi e se non è riscattato in nessuno dei suoi modi se ne andrà libero l'anno del Giubileo, egli con i suoi figli. Poiché i figli di Israele sono i miei servi, essi sono i miei servi che ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Io sono il Signore, vostro Dio. Parola del Signore. Che il Signore possa benedire la tua vita. Io ti aspetto domani perché noi possiamo continuare a leggere la parola del Signore. Non dimenticare, questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Un fortissimo abbraccio, un santo bacio, lascia la parola di Dio parlare a te. Ti aspetto domani nel nome di Gesù.